secondo me è molto interessante e pare tutto scontato. E allora perché vota innocente? Vedendo che per 5 era colpevole, ho creduto che non fosse facile mandare a morte un ragazzo senza discuterne un po' prima. Io non avevo mai fatto parte di una giuria. No, io invece un sacco di volte. Ma che rabbia sentire quegli avvocati che chiacchierano e chiacchierano. Vediamo di riquidarla presto. Io non so se lei ha da fare, i miei biglietti per il concerto di stasera. Le fa cosa intendo, vero? Siete tutte d'accordo, signora? Non vorrà dirmi che dovremmo credere a quel ragazzo sapendo ciò che è. Senta, lei non ha il diritto di parlare in questo modo. Ma no, scherziamo! Ma chi si crede ad essere? Ma calmatevi, manteniamo la calma. Non capisco che cosa c'entri tutta questa storia del pugnale, quando intanto hanno visto la ragazza che pugnalava suo padre. Avanti, ma che serve questo indovinello? Infatti un pugnale non è un oggetto qualsiasi. Lo stesso rigattiere ha detto che era l'unico del genere che avesse mai avuto in negozio. Ma sto parlando, cosa avete da ridere? Lei ha visto il treno. Ma chi crede d'essere? Questa signora vuole farci credere cose che non sono. Il ragazzo ha detto che l'avrebbe ucciso e l'ha ucciso. Ma mi dica, crede davvero che abbia gridato una frase del genere perché tutto il vicinato lo sentisse? Ma io non credo, è troppo sveglio per farlo. Dice di aver sentito il ragazzo dire ti ammazzo e immediatamente dopo un corpo che cadeva in terra. Un secondo dopo, esatto. Ed è stato arrestato da due agenti nell'ingresso di casa sua. Ora, la mia domanda è questa. Se aveva ucciso lui suo padre, perché è tornato a casa un'ora dopo? Attaccherebbe volentieri la corrente. Per quello lì ci può scommettere. Oh, mi fa compassione, deve essere terribile attaccare la corrente. Da quando è entrata in questa stanza, lei si è comportata come se si fosse eletta vendicatrice. Vuol veder morire quel ragazzo perché lo desidera personalmente, non basandosi sui fatti. Lei è stanca! A me non interessa il perché, siamo obbligati ad ascoltarla. Lui dice che uscì dalla stanza, percorse il corridoio e aprì la porta d'ingresso giusto in tempo per vedere il ragazzo correre giù per le scale. È tutto chiaro fin qui? Tutto chiaro per l'ennesima volta. Trucco eccessivo, i capelli tinti, vestiti nuovi di zecca, peraltro adatti a una donna molto più giovane di lei.